Giornata di sole e tanta gente per l'edizione 2015 del Carnival Fornoli. Sulla base del tema Giro del Mondo, le scuole di Bagno di Lucca e Borgamozzano si sono sfidate a colpi di maschere, vestiti e colori. Un lungo corteo, aperto dai tamburini della Pedra Samba, si è snodato la piazza Ponte delle Catene fino a Fornoli, dove si è svolta la cerimonia di premiazione. La vittoria è andata al gruppo La Mia Africa, della scuola dell'infanzia di Fornoli, che oltre al premio di 250 euro ha acquisito il diritto di detenere per un anno, fino alla prossima edizione, la bandiera di Mamma Lucco, maschera del Carnival Fornoli. Al secondo posto la scuola dell'infanzia di San Cassiano di Controni, che ha presentato il gruppo Salviamo le Foche. Terza piazza per la scuola dell'infanzia di Borgamozzano con il gruppo I Coriandoli. Per l'associazione Mamma Lucco, organizzatrice dell'evento, la soddisfazione di aver regalato una domenica di grande gioia ad adulti e piccini. È stata una bellissima giornata, un grande successo sia di pubblico e soprattutto una grande partecipazione delle scuole che hanno portato i loro gruppi mascherati sul tema del carnevale che era il Giro del Mondo in maniera molto bella, molto ben elaborata, difficile anche per la giuria sicuramente stabilire il gruppo vincente. Il Carnevale di Fornoli ha avuto il sostegno dell'Unione dei Comuni della Mediavalle e dei Comuni di Bagno di Lucca e Borgamozzano, oltre che dell'Istituto Comprensivo di Bagno di Lucca. Tra le attrazioni della sfilata, grande successo ha riscosso il carro rievocativo del Carnevale del 1920, prodotto dal laboratorio scolastico, raffigurante una gigantesca bottiglia di spumante.